Inizia qui il mio salone di Monaco con Smart che ci presenta un concept, si chiama Concept One, ma in realtà qua dentro, qua sotto c'è molto di più di quello che potrebbe essere un esercizio di stile in fiera. In pratica la plancia fondamentalmente ci dicono che sarà la stessa, vedete che sul volante infatti abbiamo dei pulsanti molto tradizionali, quindi qualcosa che vedremo veramente nel mondo di produzione. Certo cambierà qualcosa, per esempio le suicide doors, queste portiere a libro sono state messe qui per agevolare la vista del prototipo, ma in realtà la piattaforma è già pronta, il passo sarà quello definitivo, quindi 2,79 m. Abbiamo anche dei pneumatici che chiaramente sono molto estremi in questo concept, ma li vedremo probabilmente in dimensioni con cerchi da 19-20 pollici. Vi faccio vedere la parte posteriore per darvi un'idea del design. Qui ci saranno delle luci, probabilmente con degli effetti particolari, vedremo poi come debutterà questa firma luminosa nel mondo della produzione. Mentre andando sulla sezione laterale vediamo che le maniglie che qui sono a scomparsa, queste tutte le trattuato, in realtà nella versione da produzione resteranno sempre invisibili, però saranno di tipo fisico, quindi non ci sarà questa superficie quasi tattile che poi apre tramite un meccanismo motorizzato. Insomma, a parte queste piccole modifiche, però il concept che vediamo qui è molto molto vicino a quello che vedremo in commercio. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un modello realizzato da Mercedes e da Geely. Geely è il costruttore cinese, intanto vi faccio vedere la firma luminosa anche qui della parte anteriore, che è andato fondamentalmente a rilevare il 50% della marchio Smart, ci ha messo tutta la parte tecnica, quindi questo significa la piattaforma, una piattaforma da 440 km di autonomia nel ciclo WLTP, questo è il dato dichiarato, e ci ha messo chiaramente anche il motore, si parla di circa 250 cavalli, comunque i dati precisi poi li vedremo quando arriverà in produzione. Sul display centrale lo vediamo lì flottante, a metà tra le ultime produzioni Mercedes e un po' anche il mondo Tesla, però si integra molto con lo stile che abbiamo visto sulle ultime Mercedes. Ci sarà un sistema, un'interfaccia innanzitutto ridisegnata, ora non ve la posso far vedere, però sarà un'interfaccia tridimensionale che aiuterà l'utente con l'intelligenza artificiale che capirà le preferenze e i gusti del nostro conducente. La chiave sarà fondamentalmente digitale, quindi noi accederemo all'auto con il nostro smartphone e eventualmente potremo andare a impostare dei profili utente oppure condividere la chiave in ottica di sharing. Sì, che c'è poi tutta l'attenzione alla guida autonoma e semiautonoma, gli ADAS, avremo di base un livello 2 che quindi ci permetterà tramite il sistema di cruise control adattivo, vedete che qui ci sono per esempio già i tasti sul volante, parcheggio assistito o semiautomatico, aggiornamenti OTA, insomma tutto l'hardware è già disponibile in questo SUV. Quello che succederà è che tramite gli aggiornamenti OTA, che vanno a gestire diverse sfere di influenza, una è solo per l'infotainment, una è solo per gli ADAS, l'altra è solo per la batteria, gestione termica, BMS, motore, inverter e via dicendo, insomma gli aggiornamenti andranno ad espandere le caratteristiche di questo modello. Io vi saluto con un dato, la batteria dovrebbe essere più o meno di 70 kWh, ma chiederò conferma ora qui allo stand e poi vi metterò tutto nell'articolo in descrizione, e lo vedremo quando in Europa debutterà nel 2022, quindi arriverà presto, si parla già della Germania, ma secondo me ci sarà anche un lancio molto repentino in Italia. Certo non lo vedremo con queste portiere frameless, magari ci sarà qualcosa di diverso, però arriverà davvero a breve e sarà la nuova arma di Mercedes, quindi di Smart, per il crossover cittadino elettrico con una buona autonomia, ma anche in grado di ospitare, di mantenere dimensioni compatte, perché comunque qui stiamo all'interno dei 4,3 metri massimo, sono 4,29 per la precisione, sarà un pochino più stretto rispetto a quello che vedete, qui l'hanno inciccionito un po' per chiaramente enfatizzarne la sua presenza. Però per il resto le dimensioni saranno simili a quelle che vedete nell'articolo. Io vi saluto, ci vediamo qui su HD Motori con nuovi video, novità dal Salone di Monaco. Ciao ciao! Piccolo aggiornamento sulle caratteristiche, non c'è niente di definitivo, però mi confermano due cose. La prima è che la trazione sarà posteriore, quindi praticamente l'anteriore libero ci permette di avere un raggio di sterzo ridotto in città, maggiore agilità. La seconda è che quella potenza dovrebbe essere probabilmente la massima, perché in realtà ci saranno diversi step e quindi questo SUV lo potrete avere in diverse motorizzazioni elettriche con diversi livelli, che magari riusciranno ad avere una versione d'ingresso un po' più economica e poi una versione più potente per chi cerca magari un'auto a tutto tondo versatile che permetta di fare praticamente anche dell'extraurbano, magari andare carichi con i bagagli. Insomma, dal loghino Smart e dalla nuova faccia un po' sorridente, un po' strana, con tutti questi leddini, vedremo come saranno. Io vi saluto ancora una volta, alla prossima, Luigi.